Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il Venerdì della Maglia. Oggi parliamo della lavorazione top-down. Quindi ho progettato un piccolo cardigan molto semplice per insegnare questo tipo di lavorazione e vedremo come fare l'avvio e cominciare a fare gli aumenti per ottenere ovviamente il davanti e il dietro le due maniche. Sarà un tutorial in più puntate perché voglio che impariate benissimo la tecnica passo dopo passo. E in questo progetto che dopo vi mostrerò sarà un cardigan come ad esempio questo, quindi aperto nel davanti e quindi non lavoreremo intorno, ma useremo i ferri circolari per delle grosse lavorazioni perché lavoriamo il tutto in un solo pezzo senza cuciture, ma andremo a lavorare sempre con i ferri di andata e i ferri di ritorno, quindi a dritto e a rovescio. È molto semplice come lavorazione, lo vedrete e imparerete. Provate prima, mentre guardate il video, ad esercitarvi prima di cimentarvi su una realizzazione vera e propria. Quindi magari usate poche maglie, fate qualcosa in miniatura per capire effettivamente come funziona questo tipo di lavorazione. Detto ciò, prendete i ferri in mano, la lana e venite con me, che vi mostro come lavorare. Andiamo! Eccoci qua. Allora, oggi ho detto che vi spiego la lavorazione del top down. Per farlo, quindi per realizzare questo maglione che ho progettato per questo tipo di tutorial, andremo a fare una lavorazione dall'alto verso il basso. Quindi cominceremo, aumenteremo sulle nostre maniche, ad un certo punto lasceremo le maniche in sospeso e andremo a lavorare il nostro corpo del maglione, poi andiamo a riprendere le maniche per finire la lavorazione. È una misura di una taglia ML con uno scalfo Reglan ed è un modellino molto semplice che ho chiamato Bonton proprio per la sua semplicità. Il filato che utilizzo per questo progetto è un filato di Mistrico Filati che si chiama Mon Amour ed è una microfibra dal tocco quasi merino. La microfibra, essendo una fibra sintetica, offre diversi vantaggi. Innanzitutto è veramente molto morbida e soffice ed è adatta anche a quelle pelli più delicate, come ad esempio quelle dei bambini. È molto traspirante, quindi mantiene una corretta temperatura corporea. Lo potete lavare tranquillamente sia a mano in lavatrice, perché non fa pelucchi, quindi è veramente un vantaggio notevole. Sono dei capi che non si rovineranno mai. Non essendo una fibra animale, andiamo anche a salvaguardare ovviamente la parte animalista, perché molto spesso per la produzione di filati animali questi ultimi vengono sfruttati per garantire il mercato ovviamente di questi tipi di fibra. Veramente provatela perché è favolosa. Ho scelto questo colore quasi petrolio perché è molto d'effetto e ho cominciato già la lavorazione, dopo ve la farò vedere, rende veramente tantissimo l'idea. I ferri che io utilizzo saranno dei ferri del 4-4,5 e il campione che potete realizzare, lo vedete qua, è con i ferri 4 e misura 10x10. E all'interno di questo rettangolo quadrato 10x10 trovate 24 maglie e 30 ferri. Quindi, se volete realizzare il campione per prendere le vostre misure, lo fate in questo modo, con questo tipo di filato. Come vi dicevo, io non amo tantissimo dare delle misure per la creazione di questi capi, anche perché credo che uno, mentre li fa, quindi mentre lavora, può tranquillamente provarlo e capire dove aggiustare, quindi se fare degli aumenti o delle diminuzioni per poter farlo calzare correttamente su di noi. E visto che abbiamo imparato l'avvio, l'aumento e le diminuzioni, siamo in grado di cominciare un lavoro molto semplice in questo modo. Io qui ho cominciato la lavorazione di un collo con una maglia legaccio, dopodiché continuerò con una maglia rasata, però tutta la parte del bordo e del fascione sotto lo farò a maglia legaccio, mentre poi per la lavorazione dei polsini andrò a fare una classica costa 1 a 1 per conferire un po' di elasticità. Vi voglio far vedere la parte della lavorazione. Qua io vi ho praticamente disegnato la parte del collo, vedete, e il davanti, come se voi lo vedeste dall'alto, come se lo vedessimo così il maglione, no? Dall'alto.
Io cosa ho fatto? Ho avviato 90 maglie e ho lavorato i primi 6 ferri a maglia legaccio, quindi è quello che dovete fare voi. Dopodiché ho cominciato a suddividermi con i marcapunti, quindi con questi che voi conoscete bene, ve li potete procurare. Ho cominciato a fare cosa? A suddividere le mie maglie in modo tale da avere le due parti davanti, destra e sinistra, le maniche e tutta la parte del retro. Quindi ho lasciato le prime 5 maglie lavorate a legaccio, dopodiché ne ho contate 15 e ho inserito un marcapunto, altre 10 ho messo un marcapunto, 30 è un marcapunto perché sono uguali alle 30 davanti, vedete? E stessa cosa per di qua, 10 e 10. Quindi ogni contate le maglie, dopo 10 un marcapunto, dopo 30 un marcapunto, dopo 10 un marcapunto e così via. Alla fine avete 4 marcapunti nel vostro lavoro. A questo a cosa vi serve? Vi serve perché dovrete andare a fare degli aumenti prima e dopo questo marcapunto, degli aumenti invisibili che voi già sapete fare. Se non ve lo ricordate bene, potete andare a vedere il video precedente dove vi parlo degli aumenti e delle diminuzioni. Ci sono tanti tipi di scollo e di manica reglan. Io ne utilizzo uno che, come vi dicevo, consiste nel fare un aumento prima e dopo il marcapunto. In realtà si fa sempre così, però io lascio sempre una maglia da una parte e dall'altra, mentre altri ne lasciano solo una e lavorano prima e dopo una sola maglia. Invece io ne lascio sempre due per far venire, diciamo, un reglan un pochino più piatto e più decorativo. Mi piace di più, ma nessuno vi vieta di fare anche solo una maglia. Questo è il davanti destro, scusate, sinistro, il davanti destro, la manica destra, la manica sinistra e il dietro. E adesso vi faccio vedere come si presenta il lavoro, perché io l'ho già avviato, no? Per farvi capire, è molto semplice. Ed è questo qui. Sposto i miei marcapunti e questo qua, vedete? Allora, io praticamente ho avviato le mie maglie per le 90 maglie per fare il mio collo. Dopodiché ne ho lasciate 5 da una parte e 5 dall'altra per il bordo. Le mie 15 maglie e ho messo un marcapunto, 10 maglie un altro marcapunto, le 30 un altro marcapunto e 10 un altro marcapunto. Vedete gli aumenti? Mi permettono di aumentare sia il davanti che le maniche e il dietro in maniera regolare. E questi sono i miei marcapunti. Dietro si vede bene perché sono un po' arricciato, ma sono qui e in quest'altro punto. Quindi ho lavorato i miei 6 ferri a legaccio, ho messo i marcapunti e poi ho cominciato a lavorare a rasata, aumentando una maglia prima e dopo il marcapunto, lasciando una maglia e un'altra maglia senza lavorarle. Vi faccio vedere come. Allora, adesso sono sul davanti del mio lavoro, quindi mi organizzo, sono sul davanti del mio lavoro e vi faccio vedere come lavorarlo. Quindi voi lavorate sempre le vostre prime 5 maglie che avete a legaccio e quindi sul retro voi andate a lavorare sempre a dritto. Dopodiché cominciate la lavorazione della rasata, quindi davanti dritto, dietro rovescio. E gli aumenti li fate sempre sul davanti del vostro progetto, quindi sui ferri di ritorno che saranno quelli a rovescio non andrete a fare degli aumenti, li fate solo sul davanti. Questo cosa vuol dire? Che andrete a fare gli aumenti un ferro sì e un ferro no. Ok? Adesso vi faccio vedere, quando arrivo al mio marcapunto, come fare l'aumento di cui vi parlavo. Quindi finisco la lavorazione delle mie maglie, vedete, sono tutte a dritto. La lavorazione a dritto la sapete già fare, altrimenti se avete dei dubbi su come tenere il filo, potete sempre tornare ai primi video e andare a vedere come farlo. Quindi vedete, io sono quasi vicino al marcapunto, il mio marcapunto è qua, lavoro un'altra maglia e ne lascio una e vado a fare un aumento invisibile. In che modo? Prendo da dietro il filo che collega le due maglie, lo porto sul filo, sul ferro, scusate, l'altro ferro passa da sotto, quindi vado a fare un dritto ritorto in questo modo. Difficile, però con un po' di pazienza se ci riesce. Ovviamente quando si devono fare i video le cose non vengono mai come devono venire. Ok?
in questo modo, quindi centrate anche solo da dietro e fate il vostro aumento. Dopodiché lavorate l'altra maglia tranquillamente a dritto, passate il marcapunto, lavorate di nuovo l'altra maglia e andate a fare di nuovo l'aumento in questo modo. Quindi avete aumentato una maglia prima e dopo il marcapunto e proseguite la lavorazione come da schema. Ok? Quando arrivate all'altro marcapunto andrete a fare la stessa cosa. Io non ve le faccio vedere tutte perché in realtà avete già capito come lavorarlo. Basta solo fare l'aumento da una parte e dall'altra e tranquillamente avete aumentato su un vostro ferro in ogni marcapunto due maglie, quindi 2 per 4 fa 8. Quindi voi partite e lavorate sempre così fino a quando non dobbiamo lasciare in sospeso le maglie e cominciare a lavorare delle maniche e cominciare a lavorare il nostro corpo. Io questo video ve lo divido in più puntate proprio per farvi capire come lavorare passo per passo, altrimenti ci sono troppe nozioni e poi dopo ci si confonde. Quindi vedete, io sto arrivando all'altro marcapunto, quindi lavoro la maglia, una maglia prima del marcapunto faccio l'aumento in questo modo, quindi un gettato ritorto, lavoro la maglia, passo il marcapunto, lavoro l'altra maglia e faccio di nuovo l'aumento invisibile con un dritto ritorto e poi continuo la mia lavorazione in maniera normale. Ok? Bene, detto ciò, lavorate fino a quando? Fino a che quando lo misurate andate praticamente a congiungere i vostri due reglane delle maniche, quindi marcapunto con marcapunto, e il vostro diciamo, braccio passa attraverso la manica. Quando sarete arrivati, quindi le due parti si congiungono sotto l'ascella praticamente. Ok, quindi quando siete a questo punto, quindi quando siete qua giù, quando avete aumentato, arrivate, le due parti si toccano sotto l'ascella, vi fermate e nella prossima puntata vi faccio vedere come lasciare in sospeso le maniche e proseguire sulla lavorazione. Se ci sono dei dubbi, scrivetemi o mi potete trovare sempre anche un messaggio su Instagram all'armadio di Pucci, mi trovate dove sono tutti i capi che realizzo e qualora vi ripeto ci sono dei dubbi scrivetemi, non abbiate nessun timore. Detto questo, ferri circolari in mano e tanta tanta fantasia. Alla prossima, ciao!